Il trono del Vescovo. A destra dell'altare si vede il trono del Vescovo. Il trono è utilizzato dal Vescovo anglicano d'Europa durante le sue visite alla Cattedrale di St. Paul, dalla sua residenza in Belgio. Il trono risale al dopoguerra, quando fu intrapreso un grande progetto di ristrutturazione della cattedrale. Le sezioni in quercia sono state commissionate da Dart & Francis, una società britannica con sede nel Devon, che ha spedito i pezzi a Malta. I lavori, iniziati nel 1948, sono stati completati in 5 anni. In particolare il trono del Vescovo fu terminato nel 1950. Fu in questo periodo che fu eretto anche il battistero all'estremità orientale dell'edificio. Di fronte al trono si trova l'organo.